Esercizio sull'attrito. Calcola il minimo coefficiente d'attrito statico, cioè il suo minimo valore, affinché il sistema in figura resti fermo. Il sistema è formato da un blocco appoggiato su un piano orizzontale e un pesetto legati da una corda che scorre su una carrucola. Quindi è un sistema formato da due oggetti. È chiaro che se il coefficiente d'attrito statico tra il blocco e il piano è troppo piccolo, questo KS, allora il sistema scivola verso destra, tirato giù da questo pesetto. Se invece il valore del coefficiente d'attrito statico KS è sufficientemente grande, il pesetto non riesce a trascinare il blocco perché l'attrito mantiene fermo il blocco. Quindi dobbiamo calcolare qual è quel preciso valore di KS che si pone al limite tra queste due situazioni, cioè tra la situazione in cui il sistema scivola e il sistema non scivola. Quindi ci mettiamo nel caso limite in cui l'attrito statico è chiamato a dare il massimo, forza d'attrito statico massima. Questo vuol dire che il blocco è lì lì per partire, scivola e non scivola allo stesso tempo, è proprio il caso limite. Analizziamo tutte le forze sui due oggetti. Sul pesetto c'è la forza di gravità, Fp' uguale mg, che la Terra fa su di lui per tirarlo verso il basso. La forza di gravità c'è anche sul mattone, mg uguale forza peso. C'è anche la forza vincolare che fa il piano per non farsi sfondare, che è uguale opposta alla forza peso che cerca di sfondare il piano. Naturalmente c'è l'attrito che, come gli studenti, fa sempre opposizione, quindi cerca di ostacolare il movimento dell'oggetto. Siccome l'oggetto, il blocco, cerca di andare a destra trascinato dal pesetto, l'attrito nasce rivolto verso sinistra. E poi esistono le due forze che nascono ai capi della corda. Infatti la corda si comporta come se fosse una molla durissima. All'estremità di questa corda, quando viene tirata, quando viene allungata, nascono queste due forze che si chiamano tensioni. Quindi c'è la tensione della corda a un'estremità e all'altra, e queste due tensioni sono uguali e contrarie. Cioè hanno la stessa intensità e sono sempre rivolte verso l'interno della corda, come se la corda fosse una molla durissima che quando viene tesa, cioè uno tenta di allungarla, vuole ritornare alla sua lunghezza naturale. In realtà la corda non si allunga, è un filo inestensibile. Siccome ci siamo messi nella situazione in cui il blocco sta fermo e non sta fermo, quindi è la situazione limite, che ancora praticamente non si muove, allora tutte queste forze si annullano tra loro perché gli oggetti stanno fermi. In particolare il pesetto sta fermo, quindi vuol dire che la tensione della corda e la forza peso, mg, sono uguali e contrarie, quindi hanno la stessa intensità, T uguale mg. E allo stesso modo anche la tensione della corda, questa, e la forza d'attrito statica massima sono uguali e contrarie perché il blocco rimane fermo, quindi queste due forze si annullano una con l'altra. Quindi forza d'attrito statico massima uguale a T. La nostra incognita si trova dentro la forza d'attrito statico massima. La nostra incognita è il coefficiente d'attrito statico, infatti. Allora, questa forza d'attrito statica massima è uguale alla tensione, la quale tensione è uguale al peso del pesetto. Quindi la prima uguaglianza è tra questa forza d'attrito e questa tensione, la seconda uguaglianza è fra quest'altra tensione, che è uguale alla prima, e il peso del pesetto. Quindi possiamo uguagliare direttamente la forza d'attrito statico massima con mg del pesetto. E questa è l'uguaglianza. Questa forza è uguale a questa, eccola qui. E al posto di forza d'attrito statico massima, scriviamo la sua espressione che già conosciamo, che è il coefficiente d'attrito statico per la forza normale. Sappiamo infatti che l'attrito statico massimo deriva da due contributi, dalle superfici a contatto, quindi la superficie del piano e la superficie inferiore del mattone, e questa informazione è riassunta dentro il valore di KS, che è la nostra incognita. L'altro contributo alla forza d'attrito statica massima è la forza normale che schiaccia il mattone contro il piano e che in questo caso semplice è la forza peso, quindi è mg, la forza peso del mattone. Quindi abbiamo coefficiente d'attrito statico per mg uguale mg. Ricaviamo il coefficiente d'attrito statico, la nostra incognita, per
portando m grande g sotto a m piccolo g, cioè lo togliamo da qua che moltiplica e lo portiamo qua sotto. In pratica facciamo la formula inversa per trovare il coefficiente d'attrito statico, quindi m piccolo g diviso m grande g. Non è nemmeno necessario calcolare le forze peso, m piccolo g che farebbe 4,9 newton e m grande g che farebbe 19,6 newton, perché tanto si semplifica il campo di gravità. E quindi rimane soltanto il rapporto delle masse, 0,5 diviso 2, che fa 0,25, cioè un quarto. Il coefficiente di attrito statico quindi vale un quarto. 0,25 è un valore abbastanza piccolo, più vicino a 0 che a 1, quindi vuol dire che l'attrito è poco. Ricordiamo che questo valore è il coefficiente di attrito statico nel caso limite, cioè nel caso in cui il mattone si muove o non si muove e la forza d'attrito è costretta a dare il massimo. Se l'attrito fosse minore di questo valore limite, il sistema si muoverebbe. Se invece l'attrito, il coefficiente d'attrito statico, fosse maggiore di questo valore, il sistema resterebbe fermo. Nel caso in cui il sistema si muova, ricordiamo che l'attrito statico cambia e diventa attrito dinamico, e che è minore dell'attrito statico. Quindi ricordiamo di cambiare il tipo d'attrito, dobbiamo passare dall'attrito statico a quello dinamico proprio perché il sistema si muove. Nel caso in cui invece il sistema rimane fermo, ricordiamo però che l'attrito statico fa sempre il minimo indispensabile. Quindi immaginiamo un coefficiente d'attrito maggiore di 0,25, il massimo valore d'attrito statico aumenta, nel senso che l'attrito può fare una forza ancora maggiore di prima, ma non la farà, perché ricordiamo che l'attrito fa sempre il minimo indispensabile, come gli studenti. In particolare l'attrito basterà fare 4,9 newton, perché questa forza peso del pesetto è 4,9 newton e lo è anche la tensione, quindi all'attrito basterà esercitare 4,9 newton per contrastare questa forza T, e quindi farà il minimo indispensabile, anche potendo fare in realtà di più.